benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dal Consiglio regionale della Toscana. In primo piano cominciamo parlando dell'IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, di cui è stato approvato a maggioranza il bilancio nell'aula di Palazzo del Pegaso. Vediamo. Approvato a maggioranza dal Consiglio regionale il bilancio preventivo 2023 e pluriennale 2023-2025 dell'IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica, è stato il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, a illustrare all'Aula le linee del bilancio, evidenziando i principali numeri. Ancora una volta IRPET si dimostra un istituto assolutamente utile alle scelte strategiche di governo della Regione Toscana. Lo fa con un bilancio che nel 2023 risulta sostanzialmente analogo a quello del 2022 quanto alle previsioni, sia sul fronte del valore della produzione sia su quello dei costi della produzione. Si registra infatti solamente un piccolo calo con riferimento alle risorse che derivano dalle attività connesse ai fondi europei e un altrettanto abbastanza ridotto calo rispetto agli introiti che vengono dagli altri soggetti pubblici, poiché la Regione Toscana lascia inalterato il contributo ordinario ad IRPET, che è annualmente di 2.750.000 euro, per un bilancio complessivo che supera di poco i 3 milioni di euro. Si tratta quindi ancora una volta di un istituto che dimostra di saper ben gestire le risorse che ha a disposizione e lo fa con un programma di attività che si consolida nei suoi aspetti fondamentali sia con riferimento alle attività di ricerca istituzionali sia alle attività di ricerca comuni. La qualità del lavoro di IRPET è indiscussa e indiscutibile proprio perché mette molti sapieri ed esperienze a disposizione della Giunta e del Consiglio regionale per cercare di addivenire a delle proposte di legge, quindi a una qualità normativa e decisionale superiore. Ma il punto qual è? È che se andiamo a vedere quello che IRPET suggerisce attraverso i suoi documenti e le sue ricerche e quello che fa la giunta regionale, spesso anche i consiglieri della maggioranza soprattutto, le cose non collimano. Quindi cosa succede? Che abbiamo un grande pozzo di conoscenza e delle risorse immense dal punto di vista delle indicazioni che ci possono essere date per riuscire a fare delle norme che davvero rispondono alle esigenze economiche e sociali del nostro territorio, le finanziamo abbondantemente, ma poi non le utilizziamo. Quindi il problema non è di bilancio, il problema è politico, perché la politica guarda ai consensi e non guarda alla qualità di ciò che deve costruire. IRPET è uno strumento fantastico, poco utilizzato. Approvato a maggioranza in Palazzo del Pegaso, nell'aula del Consiglio regionale, anche il bilancio dell'ARS, l'Agenzia regionale di sanità, un dibattito molto acceso e non sono mancate le polemiche, nonostante si sia sottolineato il ruolo fondamentale dell'Agenzia nel corso degli anni e anche durante le fasi più acute della pandemia. Via libera del Consiglio regionale al bilancio preventivo 2023 e pluriennale 2023-2025 dell'Agenzia regionale di sanità. L'Aula si è espressa a maggioranza sulla richiesta di parere all'Assemblea toscana e sull'assegnazione di risorse finanziarie per l'esercizio 2025. È stato il presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni, a illustrare all'Aula le linee di bilancio di ARS. Durante il Covid, ovviamente, l'ARS ha svolto un ruolo fondamentale nel monitoraggio dell'epidemia, ma svolgeva ruoli fondamentali prima, continuerà e sta continuando anche ora a analizzare tanti aspetti e ricordo il piano su welfare che annualmente fa l'agenzia e che ci rifà un quadro generale di quello che è lo stato di salute dei nostri cittadini. È un ente tecnico che dovrebbe risolvere dei problemi che la politica pone. Evidentemente però non vengono posti in maniera adeguata se il risultato è una sanità di questo genere, dove si dice tutto il contrario di tutto. Naturalmente
essendo il bilancio di ARS un'emanazione diretta della Giunta, è ovvio che noi, non partecipando quindi alla stesura e comunque alle scelte programmatiche, non potevamo che votare contro. E sul fronte dei bilanci, in Consiglio regionale ha approvato a maggioranza pure quello relativo al Parco di San Rossore, un bilancio che è stato sottolineato dal presidente della relativa commissione con tutti i principali numeri. Vediamo. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio 2021 dell'ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Ancora un resoconto in ritardo, come sottolineato dalla stessa presidente della Commissione Territorio e Ambiente, Lucia De Robertis, a causa del processo di riorganizzazione dell'ente e della carenza di personale. È un bilancio a cavallo fra mandati diversi, presidenze diverse. In ogni caso è un bilancio che chiude inutile e segnala, credo, già un primo cambiamento di passo, perché se leggiamo le cifre, i dati del bilancio, vediamo come i ricavi dalle attività legate a quanto si svolge nel territorio del parco, attività agricole, zootecniche, e di valorizzazione comunque delle produzioni che nel parco si sviluppano è aumentato. È chiaro che il parco ha potenzialità enormi che devono ancora e maggiormente essere valorizzate e sviluppate, ma credo che la Presidenza Bani per questo stia dando segnali importanti di dinamismo, apportando anche nuove idee che nel futuro prossimo sicuramente faranno fare al parco un salto di qualità. Noi vogliamo verificare una cosa che verificheremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. C'è un patto tra il Quirinale, quindi la Presidenza della Repubblica, e il parco di Migliarino, Massaciuccoli e San Rossore, che riguarda la tenuta di San Rossore, che è all'interno del parco e prima era tenuta del Presidente della Repubblica, che prevedeva che il Quirinale versasse alla Regione Toscana per la gestione della tenuta 4 miliardi e 200 milioni di vecchie lire l'anno, che equivalgono a 2 milioni di euro. In realtà la Regione Toscana versa al parco circa 800 mila euro l'anno. Quindi noi vogliamo capire se quei 2 milioni continuano ad arrivare dal Quirinale e poi la Regione li trattiene, anziché per San Rossore, nella pancia del bilancio regionale, oppure se quei soldi non arrivano. Quindi vogliamo capire meglio questa vicenda, intanto la segnaliamo, ma stiamo facendo gli atti opportuni per poterla mettere in maniera più decisa alla luce della pubblica opinione. Il gruppo della Lega ha messo in evidenza il fatto che forse il sistema dei parchi regionali andrebbe ripensato. Andrebbe ripensato perché c'è una diminuzione dell'investimento, dell'impegno economico da parte della Regione Toscana, che fa pensare anche dal punto di vista dell'approccio che la Regione Toscana intende dare a questi riferimenti così importanti per quanto riguarda il nostro territorio, che si va ad aggiungere in un quadro già di difficoltà perché il venir meno delle province aveva già di per sé ridotto quello che era l'impegno economico e che ulteriormente aggrava un'altra questione sul quale sono intervenuto a più riprese durante la discussione sia in Commissione Quarta che in Consiglio regionale, e che è la difficoltà dei versamenti delle quote da parte dei comuni che fanno parte della comunità del parco. La cosa che mi risulta un po' strana è che dall'accesso atti che avevo fatto anche sui documenti relativi ad un concorso che aveva portato alla selezione e all'assunzione di una nuova persona in amministrazione, vengo adesso a sapere che hanno necessità di un'altra persona. Quindi mi pongo un po' di dubbi sulla validità di quel concorso. Ecco, sono cose che dovrebbero essere approfondite. Sicuramente la Regione Toscana non può continuare ad approvare bilanci in ritardo di tutti i suoi parchi, dovrebbe veramente porci
un pensiero, un'attenzione, una programmazione e arrivare a valorizzarli, perché altrimenti così sono solo organismi che non servono praticamente a niente, servono solo a perdere dei soldi, e quindi bisogna prendere una decisione: o si finanziano o si cambiano le persone, perché qualcosa vuol dire che non funziona. E chiudiamo con la consegna del gonfalone d'argento, la massima onorificenza del Consiglio regionale della Toscana alla Compagnia della Fortezza, che ormai da anni opera all'interno del carcere di Volterra con numerose attività. La più alta onorificenza dell'Assemblea Toscana, il gonfalone d'argento, è stata consegnata dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo alla Compagnia della Fortezza, che da anni opera con i detenuti del carcere di Volterra. Il riconoscimento è stato ritirato in Palazzo del Pegaso in maniera corale da Armando Punzo, regista e fondatore della Compagnia della Fortezza, Cinzia De Felice, direttrice organizzativa e curatrice dei progetti, Andrea Salvadori, musicista e compositore delle musiche di scena, e dagli attori detenuti della compagnia. Sono davvero orgoglioso di poter conferire il gonfalone d'argento alla Compagnia della Fortezza. Perché? Perché il grado di civiltà di un paese si misura dalle condizioni delle sue carceri. Il carcere deve essere sempre più un luogo di rieducazione, di reinserimento nella vita sociale e lavorativa. E quello che fa la Compagnia della Fortezza è qualcosa di importante. L'arte, la cultura rendono le persone più libere, rendono le persone migliori. E sono orgoglioso perché la Toscana, che è stata la prima terra al mondo ad abolire la pena di morte, oggi è anche la prima realtà a consentire che ci sia un teatro all'interno delle carceri. Qualcosa di grande e di stupendo che noi continueremo a sostenere. 35 anni di lavoro dove abbiamo in qualche modo trasformato l'istituto di pena di Volterra, la casa di reclusione di Volterra, in una sorta di istituto di cultura. Sembra una cosa impossibile, sembra quasi un'esagerazione a sentirmelo dire anche a me stesso, però sta di fatto che da allora, 35 anni fa, ad oggi, il carcere Volterra è diventato un carcere all'avanguardia per quanto riguarda il teatro e le attività trattamentali. Quindi è un risultato, credo, straordinario, che anzi penso che debba essere, questo premio forse lo farà, ancora di più riconosciuto e conosciuto non solo nella Toscana ma ancora di più in Italia e anche nel mondo. Sul palco si porta uno straordinario lavoro quotidiano che svolge Armando Punzo, ma che svolge anche tutta la sua struttura per sostenere il suo lavoro e la sua visione artistica, e poi tanta progettazione, tanta formazione e tanto lavoro anche sul territorio per cercare di fare in modo che il carcere sia sempre più aperto alla comunità esterna. Questo è un riconoscimento molto importante che si unisce a un altro riconoscimento importante, che è quello del Leone d'Oro alla carriera attribuito dalla Biennale di Venezia ad Armando Punzo e alla Compagnia della Fortezza. È un orgoglio per la città di Volterra ricevere questi importanti riconoscimenti proprio all'indomani dell'anno 2022, nel quale Volterra è stata la prima città toscana della cultura grazie al riconoscimento della Regione Toscana. Si uniscono questi riconoscimenti a un altro fatto molto importante, sempre per i detenuti attori, per la Compagnia della Fortezza, ovvero l'avvio del progetto che porterà ai lavori per la realizzazione nel carcere di Volterra del teatro stabile, un sogno che Armando Punzo coltiva da oltre 20 anni, un riconoscimento per gli oltre 35 anni di attività della Compagnia della Fortezza. Questi dunque erano i principali temi della puntata della Voce del Consiglio per quanto riguarda le principali attività dell'Assemblea Toscana. L'appuntamento ovviamente è per la prossima settimana, sempre su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.